magari ospite gradito, perché lui le partite so che ne guarda tante. Alessio Bandinelli, direttore sportivo della San Giovannese, che si informa. Ecco, sei qui per aggiornarlo. Sì, per noi come San Giovannese, facendo un campionato di Serie D, ci interessa molto seguire le quote nelle varie società professioniste, come Under 18, come Primavera e come 24. Siamo un po' a vedere un po' di ragazzi a prendere nota per prepararsi alla nuova stagione. Cioè, il nostro settore giovanile ci porta già diversi ragazzi in prima squadra, quindi però dobbiamo guardarsi sempre in diversi bimbi, anzi ragazzi del 2005 in ottica prima squadra, quindi siamo già e la Viareggio Cup è un momento di la Viareggio è sempre stata una fonte di osservazione per tutti i lavori, quindi sarà anche quest'anno dopo un anno di Covid un po' lavoro per tutti i direttori sportivi. Senti, siamo alla fine del primo tempo, punteggio per ora di 0-0, questa Atalanta che attacca molto, ha costruito. È una bella partita, la squadra Atalanta ben organizzata, però il Siena si riesce a difendere bene, ordinato, quindi è una buona gara. So che alcune città molte sia la parte che ti è piaciuto adesso, se lo puoi dire. E il ragazzino dell'Atalanta è il capitano. Il campo. Sì. Mentre del Siena il portierino non male, il 2005 ha fatto interventi interessanti. Senti Alessio, parliamo invece della San Giovannese, che stagione state affrontando? Come San Giovannese, a livello settore giovanile siamo nella ripartenza della seconda fase, abbiamo fatto con i giovanissimi B 2008, siamo al secondo, la seconda fase interregionale per Arezzo Siena e iniziamo questa settimana il campionato. Con i giovanissimi regionali dell'Inter 2007 stiamo facendo un buon seconda parte del campionato, ovviamente abbiamo vinto un Cattolica, un Zerbrato, quindi stiamo risalendo alla Siena. Gli AGVB 2006 per appunto non siamo riusciti a partecipare ai playoff, ma faremo bene nel playout. Mentre con il 2005, un campionato dove già l'Arezzo è scappato, siamo una squadra nel completo delle seconde, siamo messi bene. Soprattutto questi ragazzi del 2005, ci sono già 3-4 bimbi, 2 ragazzi. Poi avete fatto il colpaccio Moruzzi, l'ha detto. Il colpo Moruzzi è stato un colpo della società. Passato alla Juve. Io l'ho portato a San Giovanni, ma il gruppo squadra, società, è stato bravissimo a valorizzare dal mister che l'ha creduto lui, ma la società dal presidente Merli, da Morandini, Caleri e Nighi, sono gli artefici della trattativa di portare alla Juve. Un ragazzo molto promettente, un ragazzo umile, e farà molto bene. Senti Alessio, però è anche il momento già di calcio mercato, si dice. Stamattina su Toscana Gol abbiamo messo alcune tue dichiarazioni perché circolava questa voce sul tuo ritorno a Scandicci. In questi tempi le voci sono tutte, ce ne sono, ma a Scandicci sono stato benissimo il presidente Valdelli, abbiamo vinto vari campionati della fase nazionale. Credo che possa rientrare a Scandicci, anche perché stanno lavorando bene sia Yuri Pozzi che lo staff della prima squadra. Quindi ecco, te l'hai smentita questa cosa qui. Ecco, comunque è vero che sei. Sì, qualche chiamata diciamo c'è stata. Anche a livello professionistico. Sì, qualcosa si è mosso, però adesso stiamo lavorando per. Il tuo professionismo è a San Giovanni. Sì. Il tuo professionismo è a San Giovanni. Come sempre detto. Certo, San Giovanni è un posto che si lavora bene, con tutti i problemi, ma posso avere tutte società, ma stiamo lavorando per la crescita dei ragazzi e posso dire che siamo una delle poche società che veramente fa giocare i giovani, perché in media abbiamo 6-7 volte in campo in Serie D. E ripeto, abbiamo dei ragazzi in rampa di lancio del 2005.